Ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti sul cammino e per farti entrare nel luogo che ho preparato. Abbi rispetto della sua presenza, dà ascolto alla sua voce e non ribellarti a lui. Se tu dai ascolto alla sua voce e fai quanto ti dirò, io sarò il nemico dei tuoi nemici e l'avversario dei tuoi avversari. Dal libro dell'Esodo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Angelo del Signore, che per ordine della sua pia provvidenza sei il mio custode, custodiscimi in questo giorno, in questa notte, illumina la mia comprensione, dirigi i miei affetti, governa i miei sentimenti, in modo che non offenda mai Dio Signore. Amen. Se più grandi santi hanno tremato alla considerazione del giudizio universale, che dobbiamo fare noi miseri peccatori ad una tale riflessione? Otteneteci, o cittadini del cielo, la grazia di meditare sempre questa tremenda verità, per meglio astenerci dalla colpa. E fate che il nostro ridestarci sia per la gloria, ove vivremo eternamente in compagnia vostra. Così sia. Esempio. San Paolo della Croce, con semplicità inaudita, prese la consuetudine di salutarli all'inizio delle ricreazioni e dei viaggi. Camminando per strada, se incontrava qualcuno, salutava in silenzio il suo angelo custode. Questo modo di agire lo usava anche nelle missioni. Appena salito sul palco, prima di cominciare la predica, venerava gli angeli dei fedeli presenti e quindi si raccomandava alla loro intercessione. Poi, nell'uscire di chiesa, li salutava familiarmente dicendo «Addio, fratellini!» Per rispetto a essi, in refettorio, passando davanti ai religiosi, teneva la testa scoperta e chinata. Entrando nella sala della ricreazione, una volta meravigliò alcuni che, nel vedere la graziosa riverenza che soleva fare, supposero che fosse per loro. Ma il santo, intuendo il loro pensiero, spiegò: «Credete che la faccia a voi altri, la faccia ai vostri angeli custodi, che stanno qui con voi». Una volta confidò alla sua figlia spirituale Rosa Calabresi: «Se non fossero stati i santi angeli, sarei morto». Alludeva ad alcuni incidenti nei quali avrebbe potuto soccombere senza la loro assistenza. In un paese, durante la predica, una traversa del palco si spezzò ed egli cadde rovinosamente, ma gli parve come di sentirsi sostenuto. Infatti restò con la testa sollevata. Se fosse stata travolta tra le tavole, come naturalmente doveva succedere, l'avrebbe battuta su una grossa pietra. Fioretto, meditate in questo giorno il giudizio universale, le orazioni agli angeli. Sia eternamente lodata e ringraziata la bontà di Dio che ai suoi angeli diede la custodia delle nostre anime. Assisteteci sempre, o nostre guide celesti, così in vita come in morte, e otteneteci la grazia d'essere con voi dopo la morte a lodare e amare il nostro Dio nel cielo. Allontanateci dal peccato mortale, fateci piangere le colpe commesse e aiutateci a farne degna penitenza per ottenere il perdono.
liberateci dalle tentazioni del mondo, del demonio e della carne, e non privateci della vostra speciale assistenza nelle nostre agonie con il difenderci dagli assalti infernali. Impetrateci da Dio ogni bene e liberateci da ogni male dell'anima e del corpo e da tutto ciò che può allontanarci da Dio. Otteneteci di vivere secondo la legge divina, amando il nostro Dio con tutte le forze ed il prossimo per amor di Dio. Adornate le nostre anime di tutte le virtù cristiane, specialmente della fede, speranza e carità, affinché possano piacere a Dio. Abbellitele anche di tutte le virtù cardinali, giustizia, prudenza, temperanza, fortezza e soprattutto della virtù angelica, la santa purità. Dateci lo spirito della santa orazione e presentate a Dio le nostre preghiere, con l'impetrarci da esso le grazie necessarie per la nostra eterna salvezza. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.